La lucuma è scientificamente il frutto dell'albero sudamericano Pauteria lucuma o Pauteria obovata. Questa pianta dall'alto fusto appartiene alla famiglia delle Saputaceae e viene dal Perù, dall'Ecuador e dal Cile. Soprattutto dalle zone delle valli andine. Qui il suo frutto cresce ed è consumato da moltissimo tempo. Già dall'epoca degli Inca. Localmente è noto anche come logma o lucma. Questo frutto si presenta di forma oblunga e di dimensioni non molto grandi. Infatti, al massimo raggiunge il peso di appena 200 grammi. Il sapore molto intenso è un incrocio fra lo sciroppo d'acero e la patata dolce. La consistenza invece varia a seconda del grado di maturità del frutto. Presenta una buccia sottile e di colore verde se acerbo. Quando è maturo, diventa invece di colore marroncino. E la polpa, asciutta e farinosa, simile al tuorlo d'uovo, assume un colore giallo-arancio. Di forma tondeggiante, la lucuma ha una buccia verde sottile che quando è matura tende al marrone. E una dolce polpa arancione, soda e farinosa. All'interno vi troviamo uno o due grossi semi, marroni e brillanti, lisci e tondeggianti. La lucuma ha un gusto tutto particolare. Il suo sapore può ricordare infatti la zucca arancione. E secondo altri, una via di mezzo tra il mango e l'albicocca. Ma è ancora più dolce e intenso. Localmente, soprattutto i peruviani la usano per arricchire gelati, torte, frullati o altri prodotti dolci. E rappresenta un ottimo dolcificante naturale. Alternativa allo zucchero. La lucuma merita di essere provata almeno una volta nella vita. La sua polpa, oltre ad essere buonissima, presenta anche una serie di benefici considerevoli per la salute. È ricca di beta-carotene, vitamina A, vitamina B2, sali minerali e ferro. Cose che la rendono un frutto speciale. Anzi un vero superfood, dal potere antiossidante e altamente nutriente. La lucuma contiene anche carboidrati e grassi, similmente all'avocado, e una sostanza chiamata niacina, che serve a regolarizzare i livelli di colesterolo nel sangue. La lucuma si può consumare cruda, naturale e pura, così com'è. Ma si può anche cuocere. Cosa che le conferisce una consistenza decisamente cremosa e omogenea. Si può anche acquistare disidratata e in polvere. Ottima da sciogliere nelle bevande e da usare come dolcificante naturale. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al mio canale.